Il giorno della memoria ci riporta alla stagione della guerra, del nazismo, di tanti episodi vissuti in Italia e uno di questi mi è capitato di viverlo in famiglia perché mio padre, uno scampato alla strage di Sant'Anna di Stazzema, ho dedicato un libro a questa vicenda e quindi la riflessione che ho sviluppato in questa circostanza mi porta a ritenere che la memoria, così come si è sviluppata in Italia e come è vissuta anche in questa fase storica, in questo momento, sia insufficiente, sia incompleta in qualche modo. Io credo che stiamo rischiando di chiudere la memoria e il senso che può avere al giorno d'oggi dentro un recinto, dentro un perimetro dove gli elementi che contano sono il nazismo, l'antifascismo, la nascita della Repubblica. Io credo che questa sia solo una parte del tutto. Rischiamo in qualche modo di, come dire, svuotare di senso la memoria di quei giorni. Non possiamo andare a Sant'Anna, a Marzabotto e limitarci a rendere onore alle vittime. Dobbiamo andare in questi luoghi e pensare alle altre Marzabotto, alle altre Sant'Anna, quelle che avvengono anche oggi intorno a noi. Alle volte anche per responsabilità dei paesi democratici dei quali ci sentiamo cittadini. Se noi andassimo in questi posti e pensassimo a cosa sta succedendo ad Aleppo, a cosa sta succedendo nel Mediterraneo, se pensassimo alle vittime di Sant'Anna e ci mettessimo nei panni di chi ha subito un bombardamento con un drone da qualche parte del vicino Oriente, ecco, noi forse in quel momento a Sant'Anna e Marzabotto staremmo male, ci sentiremmo a disagio. Capiremmo che l'esperienza vissuta dalle nostre famiglie in un tempo che non è poi così lontano non è stata elaborata nella maniera giusta. Non abbiamo messo abbastanza in discussione la guerra in quanto tale, la violenza in quanto tale. E io credo che invece questo sia il compito che abbiamo nel giorno della memoria e ogni volta che pensiamo a quei fatti.